chiesto che cosa insegno io agli studenti e io l'ho detto come risposta, io insegno sguardo. No, materia complessa. Saper guardare e saper riflettere su ciò che si vede. Allora, parlando di Vittorio Emanuele II, no? Ma chi era suo padre? Suo padre era Carlo Alberto. Quanto era alto Carlo Alberto? 1,95 m. Quanto era alto Vittorio Emanuele II? 1,60 m. Anche meno. Allora, Carlo Alberto era alto, biondo e magro. Vittorio Emanuele II era basso, grasso e troncone, no? Allora, dovete sapere che quando Carlo Alberto si è sposato per avere un erede, no? Cioè, aveva un fratello, il quale aveva dei figli maschi. Carlo Alberto non riusciva a fare un figliolo, comunque a fare un figlio maschio che potesse essere suo erede. E questa cosa metteva un po' in crisi la situazione del re che doveva dimostrare di avere un erede. Finalmente rinasce l'erede maschio. Felicissimo, rinasce l'erede maschio. E a quel punto, con questo erede maschio, Carlo Alberto decide di fare un giro tra i parenti regnanti e arriva in Toscana e va a trovare i suoi amici granduchi di Toscana. È ospite a Firenze con questo bambino appena nato, ma nato da poco, da un anno, credo, una cosa del genere, ospite a Palazzo Pitti. Il non muore e Carlo Alberto è disperato. Cosa fanno durante la notte i suoi? Vanno da un macellaio che aveva appena partorito la moglie, il figliolo, e fanno passare il figlio del macellaio, come stava a Via Romana, a Firenze, fanno passare questo bambino come figlio di Carlo Alberto. Ecco perché la differenza fisica tra i due personaggi. Per cui si chiama secondo perché più era morto nell'incendio di Firenze. Ecco perché, vabbè, questa è una leggenda metropolitana che si racconta ancora oggi a Firenze, e che io, avendo studiato da tre parti, ero riuscito a raccogliere. Per quanto riguarda la storia del brigante Tiburzi, la cosa è stato lui in qualche modo a cercarmi, perché un mio carissimo amico, Antonio Masoni, che si occupava di cavalli, era andato a comprarsi un cavallo maremmano. E andando in prima più volte per scegliere questo cavallo, a un certo punto qualcuno gli aveva raccontato la storia di Tiburzi e lui aveva ricevuto da degli amici una cartolina, una fotografia di questo Tiburzi, e gli avevano raccontato che quella fotografia, dove si vedeva questo personaggio con la barba strafottente, in realtà era morto, era legato, se si osservava meglio la fotografia si vedeva che era legato con delle cinghie a una colonna e gli occhi erano tenuti aperti da degli steccolini. Beh, questo mio amico venne tornato a casa e mi ha portato questa fotografia. Io non sapevo niente di Tiburzi, non sapevo assolutamente niente, vedo questa fotografia e quando mi racconta questa particolarità, la fotografia che sembra uno vivo, in realtà è la fotografia di un morto, questa cosa mi colpisce moltissimo. Mi colpisce perché emana da questa immagine una tale forza io ho considerato una forza eversiva, che io ho associato immediatamente al crocifisso, perché per me il crocifisso è uno dei simboli più eversivi della storia dell'umanità. Cioè, voi pensate, fra la faccia del martello comunista e un uomo inchiodato in un pezzo di legno, ma ragazzi, potete scherzare, un uomo inchiodato in un pezzo di legno è 100.000 volte più potente di una faccia del martello, scusate. E lo dico da comunista, non è che lo dico da democristiano. Dal punto di vista mediatico, diciamo. Dal punto di vista mediatico ci hanno battuto alla grande, voglio dire. Comunque, questa fotografia mi fa una grandissima impressione. E chiedo a questo mio amico
visto che andava diverse volte in Maremma, di portarmi delle notizie su questo personaggio. E mi racconta che ha conosciuto uno storico locale, che vive in un paesino della Maremma, Manciano, uno storico locale che si chiamava Alfio Cavoli, col quale ha fatto amicizia, per cui gli ha raccontato che conosce, sai, conosce un mio amico regista, no? E questo Alfio Cavoli dice, io non lo voglio conoscere il tuo amico regista, per cui un giorno mi ha portato a Maremma. Ho portato a Maremma e questo Alfio Cavoli, che era un maestro elementare, sì, un maestro elementare, che però aveva la passione per la storia, mi ha raccontato delle storie incredibili su questi Tiburzi. E mi ha detto a un certo punto, sai che fra un paio d'anni è il centenario della morte di Tiburzi, doveva essere il 90, dunque, 96 il centenario, sarà stato il 94 più o meno come periodo. Allora, guarda, io so che i paesi della Maremma che hanno, come dire, hanno avuto Tiburzi come protagonista della storia, sono fortemente comuni, sono fortemente interessati a fare qualche cosa per ricordare il centenario. Perché non andiamo a parlare con i sindaci di questi paesi che c'è un interesse di un regista a questa figura? Mi hanno fatto un po' il giro e effettivamente i vari comuni della zona, in particolare il comune di Capaglio, erano fortemente interessati a fare qualche cosa su questa ricerca. Per cui da quel momento mi sono messo a studiare se effettivamente c'era la possibilità di raccontare questa vicenda. E mi sono reso conto che la cosa più interessante da raccontare di tutta la vita di questo Tiburzi, che pensate è stato quasi 30 anni riuscito a sfuggire alle ricerche dei carabinieri, della polizia, ma non solo, era chiamato addirittura il re del Lamone. Il Lamone è la foresta, diciamo, della Maremma, perché lui in qualche modo era amato dai contadini e degli abitanti di questa zona della Maremma, che era una zona che era a cavallo fra la Toscana e il Lazio. E siccome c'era ancora appunto il Granducato di Toscana, quando Tiburzi inizia la sua carriera di brigante e non è ancora l'Unità d'Italia, diventa praticamente, cioè la sua carriera di brigante si svilupperà sotto il regno Sabaudo. Ma all'inizio la sua storia comincia a cavallo, siamo intorno agli anni 60 dell'Ottocento. E la cosa buffa è che quando era inseguito dalle guardie papaline scappava in Toscana, quando cercavano i carabinieri del Granduca, no, di là, no? Per cui il Fiora, che era il fiume a confine tra i due territori, era il punto di forza dei nascondigi di Tiburzi. Per cui poi mi hanno portato a visitare le grotte dove lui si nascondeva, per cui mi sono reso conto a un certo punto che il personaggio di Tiburzi era un personaggio mitico e la mitologia di questo personaggio era fortissima ancora oggi, cent'anni dopo. La gente aveva in casa, pensate, questa fotografia che mi aveva portato il mio amico Masoni, attaccata in casa con lui sotto. Come certo. Ma un brigante così. Eppure questo brigante era ancora amato, nonostante fosse morto da cent'anni, dai discendenti dei contadini che ancora vivevano in condizioni abbastanza precarie quando sono andato in Maremma in quegli anni. Vivevano sulla montagna, vivevano in mezzo ai boschi, in strade ancora non asfaltate, cioè in luoghi veramente incredibili. A forza di girare in queste zone della Maremma, perché io avevo un'idea della Maremma molto, molto letteraria, no? Per cui per me la Maremma era il parco dell'Uccellina, no? Invece la Maremma era tutt'altro. E girando per questi canyon incredibili, per questi ambienti incredibili, ho sentito che lì c'era
ancora lo spirito di Tiburzi vivo, no? Cioè, Tiburzi era nella natura, era, aveva un rapporto con la natura. A un certo punto, a forza di cercare documenti, libri, trovo un testo di Piero Bargellini che parla dei racconti di sua nonna che aveva conosciuto Tiburzi. E attraverso tutta una serie di racconti, alla fine lo fa un'analisi e dice: Tiburzi è l'ultimo etrusco sopravvissuto, perché lui aveva una concezione della realtà di tipo pagano. Questa è stata per me una chiave incredibile per comprendere il personaggio, nel senso che lui diceva: i padroni della terra, i proprietari terrieri, i padroni della terra sono gli dèi, i contadini sono gli uomini, io sono un semidio, perché sono come Eracle, sono a metà tra i padroni della terra e gli uomini, e io faccio da ago della bilancia. Infatti lui si autodefiniva il livellatore, cioè lui prendeva dai padroni della terra, cioè dagli dèi, per dare agli uomini. Questa era la sua filosofia. Ma il gioco del Robin Hood, che poi ho ritrovato nello studio di Salvatore Giuliano, della psicologia di Salvatore Giuliano, non era tanto, era una cosa fondamentale, perché la sua sicurezza era determinata dal monotengolismo, era determinata dal fatto che tutte le popolazioni, quando passava a Tiburzi, si inchinava, cioè lo amavano veramente. Ma perché lo amavano? Lo amavano perché, appunto, come diceva lei prima, le leggi piemontesi che avevano modificato l'assetto dei rapporti sociali dell'intera popolazione rurale italiana, aveva determinato il fatto che fino a per secoli i contadini poveri andavano a fare il legnatico, andavano a pescare nei ruscelli, andavano a fare la spigolatura, a raccogliere certi frutti naturali che uscivano dalla terra, a fare erba per le bestie. Tiburzi diventa brigante perché, non sapendo né leggere né scrivere, non sapendo che queste leggi antichissime erano state cancellate dal governo piemontese, andava continuamente a tagliare l'erba nel campo per dare mangiare al proprio gregge di pecore. Un giorno lo ferma un guardiano e gli fa una multa di 20 lire. Il suo gregge non valeva 20 lire, valeva meno. Per cui lui dice: sì, ora vado a prendere, va a casa, prende la doppietta, va da guardare, tiene il bumbum e lo fa secco. E da lì diventa brigante. Ecco, questa è la storia dell'inizio della vicenda di Tiburzi. Ma cosa farà Tiburzi quando piano piano occuperà il territorio, il vasto territorio della Maremma, a cavallo tra la Toscana e il Lazio? Nella terra che lui controlla, lui ristabilisce le convenzioni degli usi civici. Ecco perché i contadini lo amano, perché grazie a lui potevano continuare a fare quello che per secoli avevano sempre fatto. Cioè era, fra virgolette, reazionario, era un reazionario, cioè la civiltà moderna aveva portato delle modifiche e lui era tornato indietro, no? Per cui era per questo le popolazioni contadine della Maremma lo avevano eletto re di quella terra. Questa sua capacità di controllo del territorio era talmente efficace che, siccome quelle terre erano spesso colpite da diversi briganti che fermavano, che ne so, le carrozze dei signori sulle strade, chiedevano soldi, rapivano le persone e poi chiedevano riscatto, eccetera, a un certo punto i proprietari della zona si sono messi d'accordo e hanno detto: scusate, ma questo Tiburzi è talmente bravo che riesce a controllare il territorio, paghiamolo affinché controlli i nostri territori. Pensate che
c'erano delle, appresa, delle, delle proprietà terriere di migliaia di ettari, migliaia, no? Centinaia, migliaia di ettari. Il principe Corsini, la tenuta del principe Corsini era di 30.000 ettari, non so se rendete conto, cioè mezza Toscana era sua. Il principe Corsini diceva sempre, io quando mi sposto a Firenze e vado a Roma, praticamente il treno passa sempre nelle mie terre, fino a, quasi all'ultimo, insomma. Bene. Io per fare il film su Tiburcio dovevo chiedere permesso al principe Corsini se potevo girare le sue terre e al marchese Guglielmi, che invece era il più grande proprietario terriero del Lazio, lo stesso dovevo chiedere permesso per girare. Il principe Corsini è stato gentilissimo, tanto che mi ha permesso di girare addirittura nel suo castello, la Massiliana, infatti nel film si vedrà. Il film è stato girato esattamente negli stessi luoghi dove i fatti sono accaduti, che sono rimaste assolutamente intatti, le grotte dove Tiburcio si nascondeva. E lì è successa una cosa buffa, perché dovete sapere che studiando negli archivi di Viterbo e di Grosseto i rapporti della polizia e dei carabinieri, a un certo punto trovavo spesso un toponimo della zona della Maremma che i miei accompagnatori, cacciatori con cui io attraversavo continuamente i sentieri della Maremma, non avevo mai sentito nominare. Ed era la cascata dello Strozzavolpe. Cioè, in tanti rapporti dei carabinieri si diceva che dietro la cascata dello Strozzavolpe la cascata nascondeva l'ingresso di una caverna dentro la quale Tiburcio si nascondeva. Niente, questo nome era scomparso dalla memoria della gente e non si ritrovava, ci sono trovati tantissimi altri luoghi citati dai carabinieri, ma quello non saltava fuori. Ma questo nome, la Strozzavolpe mi piaceva, insomma, lo dovevo trovare per forza. Allora sono andato a Firenze, all'Istituto Geografico Militare, e mi stampate per piacere delle cartine del 1890 della Maremma. E mi hanno dato le cartine che poi ho usato, anche quelle nel film, si vedono nel film delle cartine, dove è indicato la grotta dello Strozzavolpe. E allora, con questi boscaioli con cui avevo fatto amicizia, abbiamo riaperto un sentiero che era cent'anni che non veniva più riaperto, e siamo arrivati alla grotta dello Strozzavolpe. Infatti nel film c'è la scena dove i carabinieri arrivano alla grotta dello Strozzavolpe e vanno dentro e cercano di vedere se per tanti buchi si nasconde lì. Per dirvi, in qualche modo ho cercato di ritrovare le tracce, le orme di questo personaggio che era tutto cominciato a sentire molto familiare, sì, molto vicino, no? Talmente vicino che poi ho dovuto trovare uno che gli somigliasse. E allora cerca, io ho già fatto un film qualche anno prima, intitolato Il bacio di Giuda, e a un certo punto mi casco, riguardando il film, in occasione di una proiezione, eccetera, mi casca l'occhio su San Pietro. Guarda San Pietro come somiglia. Adesso andate a cercare l'attore che aveva fatto San Pietro e senti, visto che l'altra volta hai fatto un santo, stavolta lo fa un brigante. E allora ha detto di sì e me lo sono portato con me in Maremma a farli conoscere, a farli toccare con mano, a farli respirare quell'aria, eccetera, no? Sempre però di nascosto, perché avevo una mezza idea, uno scherzo da fare a mani e mani. Infatti, prima dell'inizio del mese, quando il costumista aveva preparato, la mia costumista aveva fatto dalla fotografia famosa, aveva rifatto il costume da fare indossare a Tiburcio, una sera che eravamo, perché per fare un film non c'è solamente bisogno di trovare posti, di avere la cinepresa, la manovella e ciac. C'è bisogno anche poi di dare da mangiare alla troupe, no? Per cui avevamo scoperto che c'era un ristoratore che si chiama Palmiro, il nome mi era piaciuto, per cui guarda Palmiro, ci fai da mangiare quella troupe quando si gira il film? E lui veniva con la sua Jeep
facevo preparare la mangiare e ci portavano, noi eravamo spersi in mezzo alle montagne, lui arrivava con la jeep e ci portava la mangiare tutti i giorni. E da Palmiro una sera abbiamo organizzato una scena incredibile, c'era tutto, Palmiro aveva un ristorante, il ristorante La Torre, che è a Capalbio, ed era fissato su TV, anche lui, una sera che c'era un sacco di gente, perché Capalbio a quei tempi, non so se lo è ancora, era un po' la vera capitale d'Italia, c'erano tutti. Una sera che c'era una cena con tutti questi signori parlamentari, abbiamo fatto spengere, cioè abbiamo staccato la luce del paese, buio, tutti con le candele, e arrivato tutti con la doppietta. E intanto c'è il ristorante da Palmiro, guardato nella linea, tutti i politici, e ora come la mettiamo? Alla fine il Palmiro si era talmente innamorato di questa cosa che era accaduta nel suo ristorante, che dopo la fine del film ha comprato i costumi dalla costumista e ha fatto fare una statua di vetroresina, polistirolo, da uno scultore, di Tiburci seduto al tavolino del suo ristorante, vestito con i vestiti del film, no? Questa cosa è rimasta per alcuni anni lì da Palmiro, poi a Palmiro hanno fatto un museo di Tiburci a Cellere, che era il paese natale di Tiburci, e quelli di Cellere alla fine hanno convinto, non so se a soldi o come, Palmiro a vendergli la statua di Tiburci vestita con i vestiti del film. E comunque a Cellere il mio film di Tiburci viene proiettato ogni tanto in questo museo del gigantaggio che c'è.